Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi vi presento una nuova tipologia di video, ovvero l'ho pensata per chi magari è all'inizio del proprio kit di make-up, per chi lo sta, diciamo, costruendo man mano, per chi magari non sa che prodotti e che tipo di strumenti soprattutto andare ad utilizzare, andare a comprare per poterli, diciamo, per poi ritrovarseli per quando ho bisogno di fare qualche make-up in particolare. Insomma, qualche consiglio sui pennelli in particolare da acquistare, da avere secondo me assolutamente, sui pennelli praticamente senza i quali non riuscirei a stare. Allora, partiamo subito. Li ho divisi in due categorie, quelli occhi e quelli viso. Allora, partiamo subito con la sezione viso. Il primo prodotto che ovviamente riguarda la stesura della base è il pennello da fondotinta. In questo caso ho preso questo, ma comunque ce ne sono diversi, ce ne sono tanti altri, non solo con questa forma, e dipende da quello che vi piace di più utilizzare, quindi non c'è una forma o comunque un tipo di pennello che va bene per eccellenza. In quale occasione secondo me il pennello da fondotinta non dovrebbe mai mancare? Allora, nel caso in cui vogliamo un risultato, una stesura del fondotinta tra virgolette perfetta, perché ovviamente rispetto comunque alla stesura con le dita ci dà un effetto molto più professionale, più levigato, insomma, ovviamente ci dà un risultato diverso da quello che otterremo senza, soprattutto per quanto riguarda i fondotinta un po' più secchi, magari quelli che devono essere stesi velocemente. Quindi io consiglio il pennello da fondotinta quando avete bisogno di una stesura del fondotinta perfetta. L'alternativa validissima secondo me è l'utilizzo della Beauty Blender, della spugnetta. Allora, la spugnetta diciamo che c'è sempre stata nel mondo del make-up in generale, no? Non con questa forma così ergonomica, così maneggevole, eccetera, però comunque è sempre esistita. Però da quando ho avuto la possibilità di provare questa è della Real Techniques, ma comunque ce ne sono tante altre, non l'ho più abbandonata perché posso dire che è il mio must have anche più del pennello, perché mi dà un effetto veramente luminoso, fresco, non pesante, veramente bello, e io lo preferisco molto al pennello. La utilizzo sempre e poi raggiunge le piccole, diciamo, le parti più nascoste, le parti più piccoline. Secondo me, anche se cominciate adesso a truccarvi, prima ancora di comprare un pennello da fondotinta e così via, io vi consiglio di comprare una spugnetta di questo genere. Devo dire anche che questa è quella della Real Techniques ed è veramente molto molto valida, io la lavo spesso ed è ancora intatta, come anche la Beauty Blender, che è validissima e dura tanto nel tempo. Però se decidete di comprarne qualcuna di un'altra marca, vi consiglio di valutare bene le recensioni, eccetera, di informarvi, perché io personalmente non A me personalmente non è capitato, però ho sentito persone che si lamentavano della durata di spugnette comunque di basso costo, ad esempio quella di Essence, per dire, che sta un tipo intorno ai 3 euro, non lo so precisamente quanto, però ovviamente non ha la stessa qualità, infatti si sgretola, si rovina dopo pochi lavaggi, quindi investiteci, perché alla fine questa ad esempio sta 8 euro, quindi ce li vale tutti, anche perché appunto vi dura. Un altro pennello, sempre per quanto riguarda il viso, che segue quello per il fondotinta, è il pennello da cipria. Io vi mostro questo, che è quello che utilizzo io, ed è il Real Techniques Powder Brush. Questo è un pennello ampissimo. I pro sicuramente sono il fatto che riesci a finire il viso in fretta, i contro invece sono il fatto che, utilizzando un pennello così grande, non possiamo ad andare nelle parti più piccoline del viso, non possiamo raggiungere gli angolini e così via. E per questo motivo vi mostro in combo questo qui, che è praticamente sempre della collezione Real Techniques, quella dorata. Questo è il contour brush, che invece io utilizzo, appunto, utilizzandone uno così grande per la cipria, per andare a raggiungere invece le parti più piccoline, quelle più di precisione, quindi il contorno occhi, l'angolo interno.
Per finire il pennello da blush, sempre Real Techniques, questo è il Blush Brush, questo praticamente è il pennello più grande, la stessa cosa di quest'altro, però è più grande, è una full size se vogliamo, ed è veramente bellissimo. Io un po' di tempo fa lo utilizzavo per la cipria prima di comprare quello grande e era altrettanto bello, però appunto io ne preferisco uno un po' più grande perché questo per finire tutto il viso ci voleva un po' più di tempo. Per gli zigomi è veramente stupendo perché ha una forma molto ergonomica, ad ovetto se vogliamo, e vado perfettamente a definire, ad applicare il blush, mi piace tanto. E quindi a prescindere dal pennello che io vi consiglio perché mi piace, sicuramente ce ne sono tanti altri, sono quelli magari angolati come ad esempio può essere questo qui, che però io preferisco più per andare a scolpire che per applicare il blush, oppure uno così normale per tamponare e stendere il blush sulla guancia. Un pennello fondamentale, ancora di più secondo me, di quello del pennellino per le labbra è questo, che poi non è un pennello in effetti, è un pettinino, che è secondo me fondamentale perché le sopracciglia, prima ancora di essere andate a colorare, a riempire e così via, hanno bisogno di essere pettinate. A volte mi sento in disordine, anche se sono struccata, mi fa sentire subito un po' più a posto e pettinare le sopracciglia verso l'alto. Ve lo consiglio se avete comunque delle sopracciglia che hanno bisogno di essere pettinate, perché ad esempio le sopracciglia tatuate ovviamente non ne necessita. Passiamo quindi al secondo gruppo di pennelli, questi invece per gli occhi. Il primo che vi mostro è uno che io utilizzo sempre perché a me piace molto ottenere il massimo risultato dagli ombretti, anche se amo molto sfumare, perché secondo me l'effetto di un ombretto sfumato è il massimo dell'eleganza. Comunque prima di andare a sfumare quello che sono i bordi, comunque la parte alta eccetera, mi piace ottenere il colore molto vibrante da parte dell'ombretto, e quindi utilizzo sempre un pennello a lingua di gatto. Il secondo pennello che vi vado a mostrare è invece un pennello da sfumatura. Come vi ho anticipato, sfumare è uno degli step fondamentali di un make-up fatto bene, a mio parere ovviamente, vi mostro, questo è il 217 di MAC, è famosissimo, è veramente molto pieno, molto folto, morbido, non punge, insomma ha tante qualità, quindi ve lo consiglio anche se il prezzo è abbastanza alto. Quindi ve ne faccio vedere un altro che magari potete andare a sostituire, è invece della Neve Make-up ed è il Teal Blending, questo qui, che però a differenza di quello di MAC ha le setole un po' più durette, comunque morbide, però un po' più strette, che non sono ergonomiche come quelle invece di questo di MAC. Un altro dei pennelli per un make-up occhi è un pennello di questi di precisione, non lo so, che è tagliato ed è piccolino, quindi io lo utilizzo in particolar modo per la rima inferiore dell'occhio o magari per andare a colorare quando voglio un po' un effetto di eyeliner un po' sfumato, e quindi utilizzo questo, e secondo me è molto utile per questi dettagli. E infine vi vado a far vedere invece due pennellini, e uno è questo che mi vedete sempre usare perché mi piace tantissimo, il Deluxe Crisp Brush delle Real Techniques, è morbidissimo, già ve l'ho detto in un altro video se non sbaglio, è ergonomico, è soffice, stende bene il prodotto, lo sfuma, è meraviglioso. Comunque sia, un pennello da correttore io ve lo consiglio, però non è fondamentale, il correttore poi dipende da che tipo di occhiaia abbiamo, quello possiamo andare a tamponare con le dita. E l'altro è uno da precisione che anche io mi ritrovo sempre ad utilizzare, questo piccolino, sempre dello stesso set della Real Techniques, non riesco a leggere il nome, comunque questo qui molto piccolo da precisione, e questo io lo utilizzo soprattutto qui ai lati del naso perché è una parte abbastanza difficile da raggiungere. Questi erano i pennelli che io mi sentivo di consigliarvi, mi sentivo di nominarvi, ma ovviamente a seconda delle esigenze della persona ce ne sarebbero tanti altri, o magari ce ne sarebbero